Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Jack Review. Oggi faremo un nuovo unboxing. Come potete vedere, il pacco sembra già di qualità superiore, quindi sospetto che si tratti dell'orologio più costoso che aspettavo. Ci ha messo sorprendentemente meno del previsto. Vediamo un po' di che si tratta. Lo apro in questa posizione perché non mi andava di togliere tutte quante le informazioni personali, indirizzo, eccetera, quindi non me ne vorrete. Oh, qui ci sta. Ok, fuori dalla confezione già troviamo il piccolo spernatore che ci conferma anche il nome del marchio e l'attrezzo per la rimozione dei cinturini, cioè delle maglie del bracciale. Infatti, ecco qui la confezione di San Martin. O San Martin, come viene definita. Vediamo un po'. Sono proprio curioso di vedere la qualità di questo bellissimo orologio che secondo me ha tutti i numeri per diventare un vero best buy. Ora lo vediamo insieme. 3, 2, 1. Ecco qua. Oh, hanno messo anche un cinturino NATO con delle spring bar che ovviamente utilizzerò per qualche altro orologio, di certo non per questo, anche perché una delle particolarità dell'orologio che ho appena acquistato è proprio il bracciale, quindi non ci rinuncerei per nulla al mondo. Vediamo un po', qui c'è la carta di garanzia. Perfetto. Procediamo con lo spellicolamento. La tacchetta in plastica. Molto ben spellicolato. Ok, che spettacolo. Ragazzi, questo modello è un orologio che omaggia le linee di Gerargenta. Principalmente, visto anche il bracciale e lo stile del quadrante, possiamo dire che si avvicina molto allo stile del Nautilus di Patek Philippe. Ma ovviamente, come ora vedremo nel dettaglio, la cassa è completamente diversa, sia per quanto riguarda la forma che per la lunetta. Procediamo con lo spellicolamento, togliamo tutte queste pellicole. Vi posso già dire che il bracciale è ipnotico, è fatto davvero divinamente, non bene, divinamente. Ma sono proprio curioso di vederle nel dettaglio perché credo che si tratti dell'orologio più rifinito che io abbia mai visto e mai toccato con mano. È davvero impressionante e ancora non ho tolto la pellicola del quadrante, della cassa. Eccolo qua, che spettacolo, è davvero fantastico. Ragazzi, in video non si vedrà sicuramente, ma questo orologio, sia per quanto riguarda il bracciale che la cassa, presenta delle finiture davvero fantastiche. È qualcosa di assurdo. Non ho mai visto, non ho mai toccato con mano un orologio con queste finiture e con questa qualità. Vediamo un po' più o meno al polso come veste. Direi anche abbastanza bene. Le dimensioni sono abbastanza portabili, visto anche il mio polso abbastanza piccolino. È fantastico, davvero fantastico. Questo orologio monta un Sellita SV200, ma vi dirò tutto nella recensione dettagliata. Ragazzi, è veramente uno spettacolo. Io spero solo di riuscire nella recensione a mettere in risalto i dettagli e le finiture di questo magnifico orologio, perché penso proprio che sarà difficile. Comunque, vedremo un po' che cosa riuscirò a fare. Detto questo, vi ringrazio di aver visto anche questo video, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdervi le prossime novità, soprattutto la recensione di questo orologio che arriverà molto presto, e al prossimo video di Jack Review. Ciao ragazzi!